Allora, vi voglio mostrare questo prodotto di CrossCall, una nuova azienda che sinceramente non conoscevo prima della bella, diciamo, della bella presentazione che mi ha fatto Maurizio di CrossCall, che ringrazio. E questa azienda ha realizzato uno smartphone veramente molto particolare perché intanto non è il classico rugged phone, ve lo volevo far vedere nell'unboxing già perché è uno smartphone che non possiamo definire rugged, ma che al tempo stesso non ha nulla di meno di un rugged phone. È un'idea veramente interessante di un'azienda francese e cerchiamo di aprire la confezione con una mano, ma sarà piuttosto difficile. Questo è appunto il CrossCall Tracker X3. Loro realizzano non solo smartphone come questi, ma telefoni che in primis sono resistenti. E intanto qua già la prima cosa, ragazzi, questa è la scatola. È la scatola del telefono che non è realizzata in plastica, ma è realizzata in materiale molto resistente. E tra l'altro qui è già la base di ricarica, perché infatti il telefono ha la ricarica wireless. Ora cerco di estrarre proprio, qui sarà sofisticatissimo farlo perché con una mano veramente è praticamente impossibile, ma cerchiamo di aprire il telefono. Tra l'altro vedete qui c'è la porta per la ricarica, appunto. E ci siamo forse, perdonatemi, ma mi servivano di sicuro più di due mani in questo caso, ma forse no, eccomi qua. E il telefono che io ho già visto nell'area demo è appunto un rugged che però non nasce per essere solo un rugged, ma per essere un telefono a prova di vita, un telefono per esterni, un telefono che sia pronto a tutto. Quindi le dimensioni sì, lo spessore sono da rugged, ma un secondo, eccomi qua, ma non è solo un rugged. Allora, tanto viene fornito anche con la pellicola protettiva, che fa sempre comodo. Le dimensioni appunto sono importanti. Ora vediamo, spero ci sia carica di batteria, se no non facciamo molto. Aia aia aia, va bene, ve ne parlerò poi in un hands-on migliorato, ma l'ho già visto, quindi vi posso dire, è un telefono che oltre ad avere alcune particolarità, alcuni aspetti molto interessanti, intanto è realizzato in Francia, è pensato in Francia, è solo sviluppato materialmente poi in Cina, quindi non è il classico rugged cinese, ma ha funzionalità molto interessanti, a partire da questa che è una chicca, però a me piace per far passare un cordino e appenderlo al collo. Lo schermo è un Gorilla Glass 4, poi ha dei sensori che magari vedremo poi nella recensione, sensori come l'altimetro, il barometro, pienissimo di sensori, tutti i dati che lo smartphone recupera in tempo reale, sopravvive a temperature molto basse o molto alte, ha un range di attività veramente molto esteso. Comunque il software è buono, è appunto ricco di opzioni, ma il suo core, ovviamente, è la resistenza un po' a tutte le cose che ci possono capitare nella nostra vita, quindi acqua, anche acqua salata, cosa che giustamente Maurizio faceva notare, i brand parlano di resistenza ai liquidi, ma poi quando si parla di liquidi salati o ad esempio di acqua come quella di una piscina, in realtà poi quell'impermeabilità non è più sufficiente. Resistenza alla polvere, c'è anche una funzione molto interessante relativa all'accelerometro che è pensata appunto per un pubblico di lavoratori che magari fanno lavori su ponteggi che possono cadere, ad esempio, nel caso in cui questo accada, quando il telefono resta giù per 15 minuti. Viene inviato in automatico un messaggio, una chiamata di sicurezza ad un determinato contatto per avvisare, insomma, che potrebbe essere successo qualcosa. Allo stesso tempo è un telefono anche pensato per gli sportivi, non solo per i sensori, ma anche appunto per la resistenza omnicomprensiva, diciamo, a tutte le situazioni meteo avverse. E veramente un'azienda molto interessante, mi dispiace non avervelo fatto vedere in questo video al volo, ma appunto il telefono era scarico. Lo ricarichiamo, lo proviamo e poi torniamo con la recensione.